E questa volta, 7 libri per 7 sere, vede ALB, Associazione Amici del Libro e della Biblioteca, vede l'amministrazione comunale di Siderno e vede l'ADRA dei libri in collaborazione. Cosa vi proponiamo? Semplice. Vi proponiamo di passare con noi qualche serata per discutere di questioni più o meno importanti, ma comunque che ci stanno a cuore. È chiaro che noi di una cosa siamo convinti. Siamo convinti che il parlare in maniera serena delle questioni che ci stanno a cuore costituisca il passo iniziale per la soluzione dei problemi, soluzione senza polveroni, ma in maniera seria e fattiva, quindi la conversazione serena. È chiaro che noi abbiamo un'idea da dove partire e noi crediamo che questo spazio, chiamato Biblioteca Comunale, e questo giardino, giardino della Biblioteca Comunale, siano l'inizio, l'incipit per un vivere sociale sereno, condiviso, studiato, perché noi siamo ricchi di storia e la nostra storia non è seconda a nessuno. E quindi questa storia deve venire a galla, che significa esperienza, che significa sapere, che significa saper vivere. È chiaro che noi partiamo da questo punto, partiamo dalle nostre radici. E questa sera, proprio partendo dalle nostre radici, ho il piacere di presentare Rossella Agostino, direttrice del museo e del parco archeologico di Locri, ed è a lei che passo la parola per discutere di fatti di primaria importanza, cioè cosa si consumava in antichità e quelle cose che si consumavano, quella cucina, come arrivano a noi. Grazie, Rossella. Si sente, sì, va bene. Così. Allora, innanzitutto buonasera ai presenti e un ringraziamento appunto ad Alba che ha deciso di iniziare le 7 sere dedicate ai libri qui a Siderno con il racconto breve, vi assicuro breve, che farò di questo percorso che io e la mia collega, nonché amica etnoarcheologa Francesca Lugli, abbiamo intrapreso un giorno riflettendo appunto da persone occupate, addette ai lavori e ai beni culturali, riflettendo sul fatto che anche se l'archeologia ci offre una serie di risposte in occasione delle ricerche archeologiche, spesso lunghe e complicate, spesso d'emergenza, spesso programmate in estensione come possono essere state quelle di Locri, appunto riflettevamo sul fatto che non sempre la scoperta ci dà delle risposte rispetto alle modalità di vita nell'antichità e che era fondamentalmente, era importante, era fondamentale abbinare allo studio archeologico anche quello etnografico ed etnoarcheologico. Perché? Perché noi in realtà immaginiamo sempre di essere inventori, scopritori di qualcosa. In realtà la quotidianità dell'uomo è stata sempre uguale. L'uomo si è sempre dovuto adattare, ha sempre avuto le stesse esigenze, cui ha risposto con degli strumenti che il passare del tempo e il miglioramento delle conoscenze tecnologiche gli permetteva. E noi tante volte immaginiamo un gesto della quotidianità come un gesto moderno, un gesto nuovo. In realtà molto spesso si tratta di gesti antichi mascherati di modernità. E abbiamo questo volumetto, la pubblicazione di questo volumetto a cura di La Ruffa Editore è nato, a meglio, si è accompagnato alla realizzazione di una mostra che abbiamo deciso di dedicare a questo tema.
Legando era l'anno del Spo dedicato all'anno del cibo. Perché il cibo? Perché noi il cibo sembra un argomento molto semplice, molto immediato. In realtà ci ha offerto e offre a tutti una serie di spunti di ogni tipo, come vedremo archeologico, artistico, etnoantropologico, religioso, rituale ed anche legislativo, come vedrete anche durante la carrellata di diapositive. È un argomento che ci ha permesso di legare appunto il mondo antico a quello contemporaneo, un viaggio tra quotidiano, rituali ed etnografia. E abbiamo pensato di raccontare al pubblico questo nostro pensiero, questo nostro voler valorizzare il mondo antico, ma inevitabilmente legandolo al mondo contemporaneo, anche per dare una valenza al nostro patrimonio in questa civiltà, in questo momento dove sempre si pensa che tutto sia passato, che tutto sia vecchio, che tutto sia inutile. Abbiamo pensato di, insieme all'architetto Gianni Brandolini e a una serie di collaboratori per gli allestimenti, che ringrazio sempre per la loro bravura e vivacità, abbiamo pensato di realizzare delle stanze, a stanze dove con dei menu particolari abbiamo cercato di collegare le abitudini alimentari, i riti, le usanze, e, per esempio a tavola con lo scultore Pitagoras a Rhegion nel V secolo, o scultore nonché bronzista, o a pranzo col filosofo Aristotele nella città di Calcide, la città in Eubea, che è la madre patria della nostra Calcidese Rhegion, o ancora dopo la caccia a tavola con Alessandro Magno a Persepoli nel III secolo a.C., quindi già in piena età ellenistica, e ancora a cena con Giulia, la figlia dell'imperatore, che è stata relegata a Reggio Calabria, appunto a Reggio Emiliuli, nel I secolo d.C. Attraverso questi menù, attraverso questi percorsi culinari, abbiamo, con la collaborazione anche di associazioni, di privati, nonché di liberi professionisti che amavano questo mondo, abbiamo cercato di ricreare questi ambienti dedicandoli appunto al cibo e alla quotidianità. Partirei per esempio dal concetto di acqua. L'acqua, come l'abbiamo lì? L'acqua è un elemento fondamentale per la vita. L'acqua significa la sopravvivenza. L'acqua è il paesaggio d'acqua dolce, è il paesaggio d'acqua salata, è il paesaggio dell'area dello stretto, un'area di crocevie commerciali, militari, un'area che sembra adesso così vicina a noi, Reggio e Messina, è come se scoprissimo delle novità. In realtà Reggio e Messina anche nell'antichità erano quasi, non dico un unicum, ma erano due realtà molto vicine, molto legate, quindi un'unica area dello stretto, e quei paesaggi d'acqua che Strabone ricorda sotto diversa forma, fiumi, laghi, oceani, descritti, analizzati dai geografi antichi, che ricorda, no, soprattutto Strabone, che cito, la ricchezza e la varietà di corsi d'acqua della penisola. Però è l'acqua anche quella che noi quotidianamente utilizziamo per la nostra vita, e così come la usavano i nostri antichi locresi e gli abitanti del territorio. Perché io, ecco, tengo a ribadire questo concetto che ho espresso altre volte. Noi parliamo sempre di musei e parco archeologico di Locri, non c'è dubbio che gli scavi hanno restituito una città significativa dal punto di vista architettonico, dal punto di vista di testimonianze artistiche, legislative, poetiche. Però io tengo soprattutto, credo che il Museo del Territorio che abbiamo inaugurato a Palazzo Nieddu del Rio dimostrino come in realtà la cora, il territorio di una città era importante, era un territorio dove tutti coloro che vi residevano avevano diritto anch'essi alla cittadinanza, come quelli che abitavano dentro le mura, e dimostra ci sono per esempio reperti che provengono dal territorio di Siderno, reperti che vengono dal territorio di Sant'Ilario, dal territorio di Grotteria, quindi si sono composti in una summa, in una raccolta che dimostra appunto come in realtà il nostro territorio è stato da sempre abitato dall'età protostorica fino all'età ellenistica romana ed oltre, ed oggi, grazie a questa nuova realtà museale, si può essere più vicini. Quindi è il museo del territorio, il museo di coloro che abitavano non Locri, ma tutto questo territorio della Locride, che ha una serie di bellezze paesaggistiche, a cominciare dalla periodo zona spromontana, non indifferenti. E allora, però perché l'acqua? Quell'acqua dove praticamente, ecco,
passiamo a questa, le donne che abitavano a Locri o nelle fattorie che occupavano la cora del territorio della Locride andavano a prendere l'acqua con l'idria, con questo classico vaso a tre manici, due orizzontali e uno verticale, che poi viene riutilizzato come urne cinerarie. Ma quello era il vaso che serviva per andare a prendere l'acqua, e quello accanto invece è il secchiello. E ne sono stati rinvenuti diversi dall'abitato di 100 camere all'opera, il secchiello per prendere l'acqua. Ve ne sono diverse raffigurazioni di donne che andavano con l'anfora a braccio in testa sui vasi a figure del mondo greco. Perché il mondo, abbiamo immaginato che, appunto, essendo un elemento di sempre, un elemento fondamentale, potevamo ricordarlo anche con il mondo etnoarcheologico, e lo abbiamo messo a confronto con questa interpretazione di età contemporanea, l'acquaiola, la donna che porta l'acqua con l'anfora sulla testa, una tradizione che poi abbiamo visto che si è perpetuata anche in questo territorio. È una produzione di Seminara, una famosa località per la produzione di ceramiche. Esiste proprio una delle fabbriche che purtroppo non credo sia stata adeguatamente valorizzata, ma è un pozzo di San Patrizio per gli archeologi, gli etnoarcheologi, che scavando all'interno delle botteghe ritrovano le varie stratificazioni, le diverse tipologie di vasellame, le modalità di cottura, di lavorazione. E tra l'altro noi siamo state particolarmente fortunate perché ho avuto occasione di studiare una delle ultime botteghe artigianali di Seminara legate proprio ad una produzione tradizionale, quella di uno dei fratelli più conosciuti, ma anche meno conosciuti perché era proprio il più semplice. In questo momento mi sfugge il nome, ma ha condusso un chiaro mondo greco. Bastava vedere soltanto il forno in cui lui andava a cuocere i suoi vasi. Quindi questo legame tra donna, figura femminile, che andava fuori di casa a prendere l'acqua, sia nel mondo greco che nel mondo antico. Mentre volevo tornare un attimo dietro alla precedente, per ricordare che l'acqua è anche via di commerci, via di trasferimenti, via di trasporti. Ed ecco, abbiamo ricordato la presenza di un ex voto ligneo. Quindi noi a Locri e in altri musei abbiamo gli ex voto in terracotta, in bronzo. In questo caso, nel XIX secolo, quindi siamo attorno alla metà dell'Ottocento, questo marinaio, probabilmente proprietario anche della barca, della grande barca, forse anche un peschereccio, naturalmente, ha dedicato alla Madonna, quindi un ex voto con l'augurio di un buon viaggio. Oggi è conservato al Museo Pluridisciplinare Angelo Versace di Bagnara Calabra, quindi il tema dell'acqua che ritorna.